La signora va dal dottore, gli fa: dottore, ma mio marito non mi desidera più, come posso fare per farlo rinvigorire un po'? Dice: signora, mai provato il Viagra? Dice: ma quello non prende manco l'aspirina, ma come faccio? Dice: signora, è semplice, lo mettete nascosto dentro al caffè, il Viagra non altera neanche il sapore del caffè, quindi lui non si accorge di niente. Dice: vabbè, proverò così. Dopo un giorno, mamma mia, chiama subito la signora al dottore: dottore, è successa una cosa terribile. Dice: cosa è successo di terribile? Oh, ieri sera ho fatto come mi ha detto lei, ho messo sto Viagra nel caffè. Dice: ha avuto un effetto immediato, si è alzato di scatto in piedi, con gli occhi iniettati di sangue, mi ha buttato sopra il tavolo, ha levato la tovaglia, caduti, posate, bicchieri, tutto per terra, mi ha preso e mi ha posseduto lì sopra il tavolo. È stato un incubo signora, cioè dovrebbe essere una cosa positiva, ma positiva sì, è la cosa più bella che mi sia capitata negli ultimi 25 anni, ma alla locanda di Fiumicino, al ristorante, non ci potevamo più andare.